Sì, siamo qui a Bologna, all'EIMA 2014, è sempre stata una bellissima manifestazione e faccio anche i complimenti all'organizzazione. Il pubblico è un pubblico di lavoratori, di agricoltori, di gente che si ritrova e che cerca appunto di continuare una professione veramente difficile in questo momento, proprio come l'agricoltura. Credo che sia un settore che sia sempre stato trascurato sia a livello nazionale ma oggi principalmente a livello europeo e barattato molto spesso dall'Italia per ottenere delle altre cose dalla comunità europea. L'agricoltura si deve rialzare, deve alzare la testa e rivendicare di più. Credo che anche quello che è capitato con gli ultimi governi per quello che riguarda l'IMU sui terreni agricoli e l'IMU sui fabbricati rurali che sono stati accatastati invece a livello urbano sia uno scempio per la nostra agricoltura, si sono spesi tantissimi soldi. Così come credo anche che sia opportuno iniziare un percorso di contributi per le aziende nuove, per i giovani, che sono pochi quelli che rimangono in agricoltura, investendo sia sulla parte dei fidi, ma anche proprio dando dei contributi per quello che riguarda l'acquisto di nuovi macchinari e di nuove strutture. Così come è ancora triste dal punto di vista della ricostruzione post-sisma, che è l'ordinanza 71 che va a sancire la rendicontazione degli interventi di restauro e di recupero che devono essere rendicontati entro il 31/12/2015, non sia ancora stata cambiata, il che blocca completamente la ricostruzione nelle aree rurali, nelle province di Modena, di Ferrara, di Bologna e di Reggio Emilia, che sono il cuore pulsante ovviamente dell'agricoltura emiliano-romagnola.